capitata. Tutto questo è frutto di cicli di lavoro forse un po' troppo accelerati, ma è anche spesso frutto di una presenza nel territorio di persone che non hanno una maturata competenza e conoscenza del territorio che in effetti avevano tramite queste forze di lavoro. Allora, su questo io ho preso parecchio tempo per sottolinearlo, perché non vorrei che passi inosservato questa questione, che ritengo importantissima e che so bene che il governo può assolutamente riprendere in considerazione. Come ho detto all'inizio, ho apprezzato le sue premesse, signor Sottosegretario, lo spirito costruttivo, e anche a nome dell'intero gruppo dichiaro di accettare le riformulazioni che lei ha fatto sui nostri impegni, precisando che continueremo a mantenere alta l'attenzione nei confronti di Poste e anche del Governo affinché gli impegni vengano rispettati. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Rocco Palese. Prego. Sì, grazie Presidente. La mozione, cioè, che Forza Italia ha presentato è più o meno come merito rispetto agli impegni richiesti dal Governo, grosso modo uguale a tutte le altre dei gruppi che sono state presentate e formalizzate. E che il Governo sia nelle premesse e sia per la stragrande maggioranza anche degli impegni, tranne qualche riformulazione, abbia dato un consenso, cioè, ampio rispetto alle situazioni che sono state esposte e che sono state poste dalle mozioni, la dice lunga su quanto il problema esiste e su quanto il problema, cioè, sia grave. Indipendentemente dalle motivazioni, le più varie, che inducono, cioè, Poste Italiane SpA a presentare, cioè, più piani di razionalizzazione e anche diverse, cioè, misure di chiusure di uffici postali nei vari territori nazionali, noi riteniamo, cioè, che il Governo debba comunque intervenire in riferimento a queste scelte, anche perché i contenziosi che sono stati attivati da vari comuni, da vari comitati, dai cittadini, sia per quello che riguarda l'aspetto del TAR o il Consiglio di Stato, hanno già dato, diciamo, un indirizzo, cioè una linea rispetto ad alcuni criteri. E il servizio, cioè, che viene svolto è uno servizio essenziale, non sta a me dirlo o sottolinearlo ulteriormente. Ritengo, cioè, però, che il Governo, diciamo, forte anche di questi indirizzi e di queste proposte che vengono fatte come impegni nelle varie mozioni da parte del Parlamento, debba poi essere, cioè, conseguente e richiamare l'attenzione e anche le scelte conseguenti che debbono essere nel mantenimento e nel potenziamento del servizio in riferimento a questo piano di ristrutturazione o di riorganizzazione, come lo si vuol chiamare, di Poste Italiane, che sostanzialmente non garantisce per niente l'erogazione dei servizi. Servizi essenziali, e per questo motivo, cioè, noi riteniamo di accettare la riformulazione che viene proposta dal Governo, ma auspicando anche che ci siano, cioè, delle conseguenze serie nei confronti di Poste Italiane SpA, che sarebbe pure ora che cessasse nella maniera più assoluta, cioè, questi piani di razionalizzazione, e piuttosto cercasse di riorganizzare i servizi in maniera diversa e l'economia le facesse su tutt'altri settori, su tutt'altre spese che anche all'interno di Poste Italiane SpA ci sono sicuramente, ma non, cioè, sulla presenza e sul presidio di servizi e di sportelli che sono essenziali per quello che riguarda la vita quotidiana dei cittadini. Grazie. Grazie collega Palese. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti all'articolo 49,5 del regolamento. Adesso il collega Nicola Bianchi, prego. Grazie signor Presidente, colleghi. Poste Italiane è un SPA, cioè una società per azioni. Ma Poste Italiane è ancora un'azienda a totale partecipazione pubblica. La società per azioni Poste Italiane è un socio unico, e il socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alias lo Stato. Poste Italiane, è giusto ricordarlo, è dei cittadini italiani.
si sta mettendo in atto una trasformazione di Poste Italiane che porta il fornitore di servizio universale, quindi la più grande infrastruttura di servizi in Italia, a mettere in secondo piano la sua originaria e tradizionale mission, per usare un termine gradito al mondo aziendale.